libricino, va. Con la coscienza di Zeno, per la regia di Maurizio Scheparro e con Giuseppe Pambieri, protagonista, riprende fino a domenica 19 gennaio la programmazione del Teatro della Pergola. Maurizio Scheparro raccoglie la non facile scommessa di portare sulla scena il capolavoro di Svevo e sceglie lo storico adattamento che Tullio Kezic realizzò per il teatro nel 64. La nota vicenda si svolge in una Trieste cosmopolita e fucina culturale della Mitteleuropa tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale. Il protagonista, Zeno, ripercorre, partendo da una seduta psicanalitica, le vicende importanti della sua vita. A sognare queste quattro fanciulle, così ben unite insieme dalla lettera iniziale A, e io che mi chiamavo Zeno, una Z, cominciai a pensare che avrei preso moglie lontano dal mio paese. È uno spettacolo che ovviamente ha momenti anche drammatici, di tensione, perché lui ha il ricordo del padre, per esempio, alla fine c'è questo, poi questa sua ricerca d'amore nella famosa famiglia Malfenti, del grande Giovanni Malfenti, uomo di borsa, eccetera, e lui si è fissato che deve sposare una delle Malfenti e gli piace Ada, che è la più bella, e Ada invece non se lo fila per niente, allora lui si butta su un'altra, su Alberta. Alberta non se lo fila per niente, allora lui, ormai stremato, si butta su Augusta, che diciamo è la meno bella, e pur di sposarsi, perché lui, la sua idea era quella di sposarsi, però stranamente poi, ecco qui il destino, no, le cose, stranamente poi diventa una moglie ideale per lui, una moglie giusta, una moglie che pensa alle faccende domestiche, sta a casa, il nido è sempre caldo, addirittura quando sta con l'amante sente il desiderio di correre dalla moglie per vederla in mezzo alla naftalina. Ecco.